Bene, benvenuti a questo nuovo appuntamento con questa video intervista. Oggi sono in compagnia di un gruppo, non sono solo, quindi sono in compagnia di un gruppo storico della musica popolare siciliana. Ho il piacere di parlare con il mitico gruppo dei Lautari. Salve ragazzi, un Ciao, abbraccio, ciao, noi ci grazie preoccupa per sempre il fatto di essere soci. storici, però Però mi vuol dire che siamo vecchi. mitici va bene, allora diciamo che siete un gruppo mitico, va bene? Così accontentiamo tutti. Grazie ragazzi per questa nostra chiacchierata che un po' vuole prendere spunto dal vostro ultimo lavoro per poi farvi conoscere a chi ancora magari non vi conoscesse. Questo gruppo della musica popolare siciliana, un gruppo che da 35 anni si muove tra la tradizione popolare ed il suo rinnovamento. Voi rielaborate i canti popolari, la loro ricerca e quindi la composizione di brani inediti in un pieno rispetto delle tradizioni popolari, di quelle siciliane. Ecco, io intanto vorrei salutare ognuno di voi, quindi parto da Puccio Castrogiovanni, Johnny Allegra, Marco Corbino, Salvatore Assenza e Salvo Farrugio, che sono i componenti dei Lautari. E allora io partirei subito da questo nuovo lavoro, Fora Tempo. Ecco, chi mi vuol dire perché Fora Tempo? Vado io. Allora, Fora Tempo, innanzitutto parte dal brano, quindi è la title track, come si dice in Esattamente. Francia, si In... diceva. Da ciò, il fatto che il brano si chiama Fora Tempo è molto esplicito nel testo, però il discorso è questo, che ci siamo accorti che in questo brano moltissimi si riconoscono, ma noi proprio come gruppo ci possiamo riconoscere in questo titolo di questo brano, cioè Fora Tempo, perché noi siamo sempre, da ormai 35 anni, fuora tempo, cioè siamo sempre indietro, un po' indietro rispetto a quello che succede. Quindi da quando abbiamo cominciato ad adesso sono successe poi moltissime cose, ma noi ci siamo trovati sempre indietro. E però ultimamente ci siamo resi conto che questa cosa non è sempre una cosa negativa, cioè stare leggermente più rilassati forse aiuta anche nella vita. Quindi per esempio noi, quando abbiamo fatto dei dischi, abbiamo fatto tanti dischi, questo che si chiama Fora Tempo è l'ultimo, e abbiamo sempre fatto le canzoni prima, le abbiamo sempre suonate per anni, e poi dopo averle suonate per anni le abbiamo incise. Quindi questa è la stessa cosa che è successa anche in quest'ultimo progetto. I pezzi sono già datati, non erano mai stati incisi, però li abbiamo appunto fatti adesso, li abbiamo messi adesso sul disco. Fora tempo Ecco. perché diciamo che il discorso dell'efficienza, dell'essere sempre sul pezzo, dell'essere sempre presenti anche dal punto di vista dei social, è un po' sopravvalutato secondo noi, cioè si può stare anche un po' da parte. Il disco diciamo che rispecchia anche questo. Ci sono anche molte canzoni che sono antiche, nel senso che noi le abbiamo composte tanto tempo fa, ma anche come andamento. Attenzione, l'abbiamo detto tante volte, dal punto di vista musicale siamo andati a tempo. Ah, Sgombriamo da ogni equivoco. basso, batteria, cioè, in quello siamo stati normali, però tutto il resto ci siamo presi il nostro tempo. Considera Natale che noi abbiamo Sì. fondato una sorta di movimento che si chiama il foratempismo, che è quello di non assicurare mai a nulla. Noi abbiamo i nostri tempi, siamo sempre stati pigri, siamo sempre stati lenti, ma Inarrestabile. inarrestabili, perché 35 anni non sono tanti per un gruppo. È E un bravo, è gruppo, bravo. peraltro, non è che non suona assieme come dire, per business, ma suona per il piacere di suonare, suona per il piacere di, come dicevi tu, rielaborare sì dei brani antichi, ma anche di rinnovare una tradizione che è giusto che venga rinnovata, che non rimanga sempre le solite canzoni antiche, che è giusto che fanno parte della nostra storia, ma che ci sia un repertorio che si allarga sempre di più sotto l'egida della tradizione.
Ecco, volevo domandarvi, ovviamente voi mancate, diciamo, dalle scene, da 9 anni. Ecco, cosa ha rappresentato Foratempo? Un nuovo inizio, una nuova era dell'Audari? Natale, ti devo correggere, noi non manchiamo dalle scene, noi manchiamo dai dischi da 9 anni. Dai dischi, Cioè, ecco, sì. noi in 35 anni non abbiamo fatto tantissimi dischi, ne abbiamo fatti 6, Sì. credo, 6 o 7, qualcosa del genere, con qualche collaborazione, qualcosa. Ma noi non ci fermiamo mai. Considera che la settimana scorsa eravamo a Belgrado a fare uno spettacolo con Allora, una compagnia di danza che si chiama Compagnia Zappalà. Zappa la Danza, per cui non ci siamo mai fermati. Il concetto Diciamo di dalle Sanremo, scene discografiche, ecco, mettiamolo dalle scene in questo discografiche, punto. noi riteniamo fare un disco per forza, non c'è bisogno. Uno, quando ha qualcosa da dire, entra In sala. in studio, registra, pian piano vengono fuori dei dischi. Noi ai nostri dischi ci teniamo, non li dobbiamo fare per forza, dobbiamo farli perché li vogliamo bene, perché questa è la nostra forza, almeno per noi, la nostra forza è quella di volere bene quello che stai facendo, non doverlo fare per Ecco. cui non è un nuovo inizio, è una continuazione. Quando uno dice questo è l'ultimo disco, speriamo di no, speriamo che Nel tutti penultimo. diciamo, Vista l'età, sì, no, vista l'età, uno dice, quando dice l'ultimo disco, quasi quasi poi mi sta apparendo, non ne faccio più. Invece no, è l'ennesimo, io dico, disco che esce con tranquillità, con calma, dopo 9 anni, perché 9 anni sono il tempo che ci è voluto per elaborare il concetto di questo disco, per elaborare questo progetto, che è nuovo, ma è che sempre con il nostro suono, che è riconoscibile, che tutti possono riconoscere. Io noto che ormai quando qualcuno dice, ma io sei sui Laudari, magari anche se non sanno di che cosa si Ma tratta. Per cui abbiamo noi elaborato lo un nuovo. sappiamo bene, noi lo sappiamo bene. Considera che il nostro motto è non fare mai oggi quello che potresti fare domani, quindi Non fare oppure o addirittura non fare mai oggi quello che potresti non fare, che non si Certo, perché da sforzare senza motivo. io siccome vi vedo schierati, informazione diciamo già pronta, ma che dite? Fora tempo? Iniziamo con questa? Fora tempiamo. Va bene. Ci sono tutti gente, aspetti forti, già pendenti, su tutti i belli, odi, ricchi, forti, indigenti. Ci sono sacco di testi, fini, fini, tutti arrugati e tutti malancini. Si vengono di tutti gli emisferi, e pigliano una strada e non tornano a re. Non pensano più là, ci sono i fagioli del mondo. Cada anno è sempre lo stesso, gira sempre tutto, invece no. Io faccio tanto quanto è cosa poco, e invece no, sono più fa, non sa già di fare, sa già in chiave fila, ancora tempo, ancora tempo, sono carriere, sono sempre ancora tempo, ora lo passo, non posso aspettare, mi sa più cane, sto Invece no, io sono il mio pallone,
Bravissimi, proprio non si può dire che non sia fuori tempo questa cosa. bravi. Sentite, c'è una certa emozione perché sì. È un po' che non facciamo questi brani nostri, cioè noi abbiamo fatto altre cose in questi un anno e mezzo, intorno a quasi due anni che non facciamo le cose nostre, questo è live. Abbiamo fatto tante altre cose, però una certa emozione a suonare. Però è sempre bello ritrovarsi a condividere i propri progetti, quindi i propri brani, anche se magari si dà spazio più ad altre cose, però poi quando ci si ritrova insieme per suonare il proprio progetto, le canzoni, ecco, credo che sia importante. E, a proposito di progetti e di collaborazione, diciamo che voi vantate concerti in tutto il mondo, partendo dall'Italia, ma Giappone, Argentina, Brasile, Turchia. Ecco, quando andate all'estero, cosa cercate di portare? Quale immagine della Sicilia portate e gli altri cosa vedono in voi? Che cosa volete portare della Sicilia, ovviamente oltre la bellezza della musica? Fondamentalmente un'immagine che non sia folcloristica, cioè non sia quella delle cartoline, diciamo, benvenuti a Taormina e queste cose qua. Cercare di portare una Sicilia che sia abbastanza vera. Ripeto, quando facciamo dei brani che fanno parte della tradizione, noi cerchiamo di portare la nostra tradizione. Quando facciamo i nostri brani, noi cerchiamo di avvicinare il più possibile alla realtà quello che
il concetto musicale. All'estero spesso noi diciamo, facciamo in modo che i testi siano intellegibili anche per gli ascoltatori. E sono capitate poi tantissime cose strane. Per esempio, in Giappone avevamo tentato di fare le presentazioni in inglese. Cioè, che sono grazie, parlate in siciliano che è meglio. Ci capiamo meglio, non so per quale motivo, probabilmente il giapponese. Capiamo il siciliano un po' meglio dell'inglese. Il nostro inglese. Oppure in Turchia, dove un inglese un po' siciliano tradizionale, che finisce con sai che in siciliano, quando noi diciamo i turchi, intendiamo, diciamo, più che altro storicamente gli invasori, non proprio i turchi, ma giusto mamma li turchi, esatto, mamma li turchi, che è una canzone che finiva con sti infamazzi turchi. O spiegaccillo a chi dell'università, che non era un insulto verso la Turchia, ma che era ci stava finendo una nostra espressione. Però senti, una cosa bellissima con un'orchestra stupenda. Per fortuna non c'era Erdogan, se no ci faceva sedere lontano nel divanetto. Durante le vostre tournée all'estero, voi mi pare che abbiate preso spunto da una danza tipica brasiliana, il choro. Ecco, ci spiegate un po', che, e poi andremo anche all'esecuzione di questo secondo brano. Ecco, com'è nata l'idea di mettere un testo su questa danza tipica brasiliana, il choro, da cui poi è nata Cory Curuzzo? Fondamentalmente perché il choro, che è un, non è solo una danza, è un modo di suonare, della zona baiana, ha una somiglianza incredibile con le progressioni armoniche della musica siciliana. Cambia il ritmo, ma le progressioni sono quelle là. Infatti, gli strumenti che usano spesso sono il mandolino, la chitarra e delle piccole percussioni. In questo caso noi abbiamo utilizzato il ritmo del choro e una melodia che invece è molto siciliana. Apparentemente sembra una canzone brasiliana, ma noi non abbiamo mai avuto poi il remore nel portare all'interno della nostra musica anche le tradizioni musicali di altri continenti. Qualvolta puoi sentire qualche cosa come africana, come araba. In questo caso era il choro, che fra le altre cose Johnny rimase molto colpito, perché lui era convinto che l'autore, che si chiama Piscinghigna, lui lo chiamava Tachipirigna, per cui ogni tanto quando dice mi sento una Tachipirigna. E così insomma abbiamo fatto questo pezzo che si chiama Cory Curuzzo, che se vuoi te lo facciamo sentire, se no assolutamente sentire. Dai, andiamo con Cory Curuzzo, dai. Cory Curuzzo mio, sei bello assai, la bella come Dio, non nasci più lì, di la bellezza va, tu non ne fai, ma tu mi liri un fisurno toi, tu sui di curuna, tu li rai, la luna ferma lì, e non da cui hai io puntato gli spinelli stinti, hai io puntato gli uomini ai mari, hai io puntato la cura ai morti, hai io cantato tutto il cantare, ma io fiducia mia canta con tutti, quanta pittizza che senta lo tuo fare.
velocissimo arriverai. Se fossi scritto fossi su lì e luna, più bella ti avvenisse a rimusare. Se fossi a cerco di mille colori, venissi in testa a per cantare. Ora patisci per i grandi dolori, bruce e manco di pozzo tagliare. Hai un mondato di spettacchi stigli, hai un mondato di rivi al mare, hai un mondato al buio e di fogli, hai un cantato tutto lo cantare. Hai un chiusa mia cantare un po', quanta picchiusa c'è saluto fare. Hai un chiusa mia cantare un po', quanta picchiusa c'è saluto fare. Bravi, bravi veramente, però una menzione speciale, consentitemela, al clarinetto, perché dico, da musicista e da strumentista, ovviamente, il clarinetto, complimenti. Maestro, per questa... Grazie mille. Grande Salvatore Assenza, grande. Hai sentito il clarinetto? Quello è il clarinetto. Cartonato, non è... Il cartonato di Assenza. Okay. A proposito di strumenti, ragazzi, volevo domandarvi, ecco, l'importanza degli arrangiamenti musicali, quindi anche attraverso poi gli strumenti, cosa dà alla musica dei Lautari? Cioè, ogni arrangiamento volete che emerga cosa? Difficile. Allora, per noi è fondamentale, da sempre. L'arrangiamento, cioè tutta questa storia, ormai l'abbiamo detto 100 volte, trentennale, la base è stata che noi ci mettiamo con gli strumenti, tutti gli strumenti possibili e immaginabili, cioè, che abbiamo e suoniamo. Quindi questo, il discorso della canzone, poi viene un testo, viene una melodia, un'armonia, però il discorso dell'arrangiamento, cioè la canzone si fa insieme, si fa tutti quanti insieme e sviluppato nel tempo un certo metodo di lavoro per cui cioè quello che noi facciamo deve piacere a tutti, deve essere, cioè ci lavoriamo molto sull'arrangiamento, quindi per noi è fondamentale l'arrangiamento. E poi ovviamente nel tempo, fra lavori e non lavori, eccetera, ecco, sono cambiate tante cose, ma questo è rimasto, diciamo, di base sulla costruzione di una canzone, che noi facciamo canzoni, quindi quindi per noi dà moltissimo, cioè, per come arrangiamo un pezzo è la cosa fondamentale, a prescindere, diciamo, dal pezzo, dal testo e dalla musica. Poi ovviamente se c'è la musica bella e il testo che ha un significato, aiuta. Se posso aggiungere solo una cosa, certo. Degli strumenti, io ho sempre visto, cioè, la cosa bella del fare musica assieme, come Lautari, è anche una dimensione ludica, nel senso che c'è veramente un piacere quasi da bambini che hanno a disposizione tanti giocattoli con cui appunto condividere il gioco. E quindi quando tu, cioè, ascoltando i dischi di Lautari, ascoltando la discografia, veramente sono presenti tantissimi strumenti
di tantissime tradizioni, come dicevamo prima, di tantissimi paesi, ma non è stato mai un uso né totalmente consapevole, nel senso che sai, io so suonare questo strumento, allora lo porto dentro il sound. Quindi non c'è stata mai questa grande consapevolezza, piuttosto il contrario, nel senso questo brano sarebbe bello avere a disposizione questo strumento e magari il giorno dopo acquistare quello strumento, iniziare a provare anche in questi famosi viaggi. Mi ricordo molto in Turchia, si è entrato in un negozio di strumenti, ma neanche i bambini che entravano in negozio di giocattoli, nel senso abbiamo cominciato a provare tutto, a toccare tutto. Siamo tornati a casa con non so quanti strumenti, magari anche sconosciuti. Non ci volevano fare salire sull'aereo. Esattamente. Addirittura. Non suonare. No, però intanto, cioè, magari poi è andato, cioè, se ascoltando, è andato in un brano nel nostro due dischi fa, forse è andato dove ha il tema solista. Ma era uno strumento in quanto io di vista, esatto. Era uno strumento comprato per gioco. Quindi c'è anche quella dimensione ludica del piacere di scoperta, anche di utilizzare lo strumento come un mezzo intanto per come dire, per piacere appunto personale, ma anche funzionale un po' a quello che ci piace, il suono che serve, ecco. In poche parole, l'artigianato in musica. Certo. Esattamente. Ha parlato assenza. Sì, sì, no, ma poi nel calendario. No, ma invece è importante quello che avete detto, perché in ogni caso chi fa musica esprime tutto ciò che ha, lo porta agli altri, quindi se lo fa in forma ludica, se lo fa in forma gioiosa, in forma professionale, l'importante è che la musica sia come il massimo comune denominatore, no? di tutto quello che uno riesce ad esprimere, e credo che voi lo facciate in maniera azzeccata. Perché durante le vostre performance si vede intanto che c'è, a parte l'affiatamento, ma quello deriva anche da una predisposizione, secondo me, di ognuno di voi verso l'altro, ovviamente. Però si vede che comunque salite sul palco intanto, come hai detto bene tu, voi vi divertite e poi suonate. Quindi questo è importantissimo. Questo per un gruppo che comunque... Uno dei motivi per cui siamo riusciti a restare un gruppo per 35 anni. Stavo dicendo appunto questo. È quello che siamo veramente molto autoironici su noi stessi, cioè non è che non ci pigliamo sul serio, però non ci pigliamo troppo sul serio. È tutto, è importante quello che facciamo, però divertiamoci prima e poi dopo facciamo tutte gli altri ragionamenti. E divertendo noi, divertiamo spesso anche il pubblico. E durante, diciamo, io ho ascoltato il vostro album e mi ha incuriosito, ecco, una particolare traccia, perché praticamente parla che il valore di un paese lo si vede attraverso i suoi abitanti e le loro storie, cioè come se potessimo definire come un paese di suoi soldi, magari vedendo un signore, una signora. Ecco, che significato avete voluto dare a sto paese di suoi soldi? Bella domanda da $100,000. ma non ho soldi, Tu hai detto quasi tutto, cioè il fatto appunto che il valore di un paese è quello delle persone che ci stanno dentro e le storie che hanno, che ci sono in questo paese. Poi il testo è, cioè, il tentativo di racchiudere in delle piccolissime micro storie appunto quello che succede, che poi succede dappertutto, ma succede anche in Italia, anche in Sicilia, in qualunque posto dove si conviva, e quindi il pezzo è questo, cioè ci sono delle tantissime piccolissime micro storie che io spero di ricordarmi tutte ora mentre la cantiamo, appunto definiscono il valore di questo paese. È un gioco, però alla fine qualcosa di vero forse c'è. Qualcosa di vero, perché poi voglio dire, siamo noi in un paese che non sarà di tre soldi, ma dove, quando vedo il Presidente del Consiglio che dice con quale faccia siete andati a farvi i vaccini al posto di quelli che ne avevano più bisogno, certo uno poco si preoccupa, pensa veramente. Qua entriamo in una tematica un po' particolare. No, però ho capito che è complicato, che nessuno ci vuole entrare più di tanto, voglio dire, però hai fatto bene. Ci debba rimproverare il Presidente del Consiglio perché qualcuno fa il furbo per fare un vaccino prima di un altro e magari ne ha più bisogno, per cui
alla fine queste storie che sono piccoline, queste piccole micro storie, sono poi le storie di tutti i giorni, se tu le poi le porti nella realtà, sono le storie di queste piccoli imbrogli, queste piccole vite che rendono tutto molto più difficile. Però il nostro paese di risolvere è comunque un po' divertente, non è anche carino, alla fine poi sempre guardato con amore, non è guardato con odio. E allora ce le fa ad ascoltare queste storielle, dai. Ammucciando la miura c'è un paese di cisordi, io la si mira per la miura è un paese di cisordi, c'è curicchio, pizzoluri e cruciali, al nord c'è un turino alla polia, catecumbo, rito storia, quando mi gustavo la mia, mi tornavo di memoria. Pescatore si chiamava Vento al Mare, perché reppo fuori muore non sapeva camminare. E la vecchia signorina che si guarda allo specchio molto, aveva l'occhio dalla vestina e un cerchietto molto lungo, si ballava a maritare, canto quantio partire a pescare, persi la strada per tornare ancora gira sopra l'umare. Si un laccio in casa, ma ne ho le riflessi, probabilmente sarò qua. Ma passare 9 mesi e Don Ciccio lo capì, uno con cosa nella casa, chi lo laccio sa fottio. C'è lo barrino, da ogni giorno dici la missa, poi si chiude dallo stanzino e si butti alla barrissa, e la cucchiaia la passare una lavagna senza conto, poi si incontra con carbonara e si ricogli tutta l'orta. C'è sta uno molto corto, casi vecchia cavaliere, ma era meglio se si stava assettato un dopo a terra. Avanti all'assessore, se sciarmia non si pitanza, uno campa per l'onore, l'altro pensa sulla panza. È la figlia d'o stagnino, che ci piace di cantare, ave lo petto fino fino e la boccuzza di vasare. L'angonciare lo maggiore, mentre si lavava il robo, il ficinito che va a fare, ma però una dei soldi. A bucciare la ragione, c'è un paese di tre sorti, lui è già riscaldato, ma si vira in tre ragioni, è un paese di tre sorti, c'è un quince da lavori, è bucciare. Bravi, bene, questo paese di Rissoldi raccontato così in forma ironica, e credo che ci sono dei messaggi che comunque debbano far riflettere, come d'altronde come ogni testo magari anche un po' più chiamiamolo provocatorio, ma non credo che sia forse il caso vostro, vero? Non c'è una vera e propria provocazione, c'è soltanto una constatazione, ma ripeto, fatta con amore, perché poi alla fine noi questo siamo italiani, siamo siciliani. Che siamo magari catanesi, voglio dire che quello penso al primo posto.
lui lo sa. Tranne uno e lui lo sa. Ma lui è... Ah, sì. È stato integrato allora, dai. È della contea, diciamo, lui è la contea nobile, la contea di Modica, per cui è di Gerratano. Ah, ok, ok. Solo nobili, noi siamo invece terra terra. Catanese cascoccia. Allora, io intanto ovviamente leggendo il vostro curriculum, ovviamente ci sono delle collaborazioni con artisti veramente importanti. Parliamo da Carmen Consoli, passando poi per Rita Botto, Alfio Antico, Goran Bregovic, ma giusto per citarne qualcuno. Ecco, secondo voi, nella storia dei Lautari, qual è stata la collaborazione che forse ha segnato davvero il vostro, o vi ha consacrato, ecco, il vostro, la vostra musica, i vostri progetti? Ecco, c'è stato magari un personaggio che vi ha smosso qualcosa? Fai domande difficili, no? Io forse uno solo, cioè io non ho, per esempio, io non avrei una risposta, nel senso che da ognuno di questi nomi che hai citato, ma dei tanti altri con cui abbiamo collaborato anche magari, sì, ecco, da ognuno di loro c'è sicuramente qualcosa da apprendere, e anche sicuramente c'è una, come dire, una chiave di lettura della musica popolare. La musica popolare non ha un'unica chiave di lettura, quindi non è stigmatizzata in uno stile, dici si suona così, altrimenti non sei musica popolare. Ha tante sfaccettature, e ognuno di questi artisti che hai citato, giusto per tenere quelli che hai citato tu, da ognuno di loro abbiamo sia imparato qualcosa, sia, come dire, anche come diciamo all'inizio, costruito un pezzettino. Cioè io su ogni artista, con Alfio, cioè, ho ricordi, cioè non solo ricordi belli, ma proprio ho chiaro cosa della musica di Alfio, cosa del suo fare musica ha influenzato la nostra musica, così di tutti gli altri, da ognuno ti saprei dire. Ecco, diciamo che il tentativo di eludere questa domanda è ovvio, perché uno pare che faccia una preferenza. È ovvio che le collaborazioni più lunghe e più importanti per noi sono state quella con Carmen Consoli, è stata una vera e propria... un periodo bellissimo di veramente dove l'attività ferveva e abbiamo imparato tante cose. Credo che lei possa dire anche che anche lei ha imparato tante cose da noi, perché sono due mondi che si incontrano totalmente diversi. L'altra che voglio citare per forza è quella con Alfio. Per noi è una sorta di fratello maggiore, che è col quale ogni volta l'incontro è una festa. Cioè, tu pensi, ho suonato con Alfio Antico, diciamo, non è tanto vero. Vabbè, lui secondo me, prima di tutto abbiamo mangiato. Lui secondo me perché prima di cose con la resta questa carta menzagnetto c'è quello, mi dia mezzo chilo di salsiccia, due nodi di salsiccia, due fettine, la cosa, lui entra nella macelleria e menzagnetto e non da là non esce. Questo primo incontro è stato con una testa d'agnello che lui aveva preparato appositamente per noi, che noi sconvolti, perché sì, saremo anche popolare tradizionale, ma una testa d'agnello sinceramente era un po', diciamo, forte come ambito iniziale. Questo ti fa capire però che comunque Alfio Antico, nonostante la sua bravura, è sempre rimasto attaccato proprio alla più autentica tradizione. Cioè lui ha come forma mentis proprio questa, cioè Alfio è così, quindi è rimasto, diciamo, arcaico da un certo punto di vista, no? No, sì, quindi è un po' la sua musica, lo traspare sul palco. Lui è, come dire, lo dico in inglese, che pare meno, è wild, cioè è sarbaggio, cioè, e questa è una forza importante. E quando noi suoniamo volentieri con Alfio, perché non ci siamo mai messi in competizione con uno come Alfio, perché Alfio è una belva da palcoscenico, uno che sul palcoscenico dà tutto e tu devi stare obiettivamente al suo servizio, a quello che fa lui. A parte che è impossibile seguire una scaletta, lui fa le scalette, ma poi diciamo una appresso all'altra le stravolge.
manco per sbaglio, ma è questo, tu lo capisci subito dalle prove, quando lui dice allora proviamo questa qua, dice, ma prima di provare vai a contare come si fa nei seggi di Zammara. No, posso dire una parola, no, non è una parolaccia. Prima di provare questo pezzo vai a contare come si tagliano i cuccioli o porco, perché se no, se tu ti tagli quando c'è sciroppo, poi c'è tutta una cosa che sì, sì, è importante sapere. Sì, 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 ma questo in un genere musicale che è molto istintivo, forse è meglio sapere queste storie che non sapere tutte le note. Dico, sì. Lo dico è quasi esagerando. Sì, vabbè. Quasi esagerando, sì. Ma per dire, da un punto di vista metaforico, sapere con chi stai suonando è più importante che sapere tutto di quello che stai suonando, dove si può anche un po' improvvisare in questo senso. Andando avanti, quindi, a spulciare questo vostro album, c'è una traccia che secondo me è molto, molto particolare, perché avvicina, diciamo, due mondi. Uno è l'omaggio a Stefano D'Arrigo, diciamo, l'uomo che volava con le aquile, no? Questo uomo, questo grandioso personaggio che ha... Si chiama Angelo D'Arrigo. Sì. Angelo, che sfidava un po' questo mondo, le leggi della natura. E poi ovviamente voi, insieme alla collaborazione con i fratelli Napoli, che sono, diciamo, il gruppo, diciamo, storico dei pupari di Catania, avete un po' approntato questo progetto, e avete proprio scritto una canzone che è la colonna sonora di questo spettacolo dei fratelli Napoli. Ecco, chi me ne vuole parlare un po' di questa idea? Noi ci guardiamo, perché tutte pare alla fine cerchiamo di non parlarne, ma te ne parlo io. Che giorni che mi da lì tipo ti terrorizzato. Questo non lo so. Mi ricordo gli anni precisi. Non si ricorda gli anni. No, allora, il progetto è nato proprio da una canzone. Si pensava di appunto non fare un omaggio. Per noi Angelo è stato... anche lui un carissimo amico, ci ha fatto pure il battesimo del volo, ci ha portato con lui in un giro del Tapalano, chiaramente nel Nosuri, i dubbi dava, ma ce ne scandava un po' di carriere, giusto? Questa era la cosa. Beh, però è stata un'esperienza bellissima per tanti anni, e sapere che non c'è più è stato una cosa tragica per noi. E quando Nino Bellia, che è un grande amico di Angelo, pure lui, ha scritto questo testo, l'abbiamo detto, vabbè, lo musichiamo, e da questa è nata l'idea di creare uno spettacolo teatrale dove Angelo D'Arrigo diventava uno dei paladini, il paladino con le ali, il paladino che sapeva anche volare. Questo spettacolo che peraltro abbiamo già fatto, ma che rifaremo appena, come dico io, appena si raponiaggi, non so se siamo in diretta mondiale, si raponiaggi magari non si capisce, ma insomma appena finisce questa diciamo questo periodo brutto periodo di protezione da pandemia, speriamo di rimettere di nuovo in scena, perché è uno spettacolo veramente molto bello, dove ci sono tutti i personaggi della tradizione pupara, e in più c'è questo nuovo pupo che è Angelo D'Arrigo, un pupo con le ali, che peraltro è stato fatto con grande amore da Fiorenzo Napoli. Addirittura i capelli di questo pupo lui li ha fatti tagliando un ciuffo di capelli al figlio di Angelo, per cui è una cosa veramente molto molto bella, utilizzando alcuni dei vestiti di Angelo, ha fatto proprio dei pantaloni per piccolini per il pupo, utilizzando le cose del nostro amico Angelo. La canzone si chiama Volare, che ovviamente non è niente a che vedere con il blu dipinto di blu. Si chiama Volare, oppure no. Perché l'avete chiamato Volare? Chissà, ci è venuta così, Volare, perché Volare è in italiano, è l'unico titolo in italiano. E perché Volare è una cosa che tutti quanti vorremmo in qualche modo, ma volare non solo fisicamente, anche con la fantasia, vorremmo sempre essere un po' così... più leggeri, e si può essere più leggeri, Angelo ce l'ha dimostrato.
farà la macchina. Ascoltiamo. Quello è il problema. Ma non puoi volare a bola o cori di cumoli beni e cui spera a sua terra di tornare e cui parti e lascia lì sopra parte che è lì brama da abbracciare l'amico che all'amico vuole bene così fa di lavori innamorare non toccarci di c'è calore da te ma quella ma non puoi volare i sogni belli su speranze veri cantando pure ancora puoi cantare con successi con tu cavalieri ma quella ma non puoi volare ogni pelle su speranze veri canta su un ancora può cantare nuovo successi lo studiava Valeri. Davanti a cielo e mari, la mente a vola presso so pinzeri, la musica dall'aria fa chianari, la passione fa i visi più leggeri, la detto che non puoi volare, a vola un cuore di cuori beni, così fa di l'amore innamorare. Porto carci di c'è la luce di te, ma sulla ma non puoi volare, i sogni belli su speranze veri, caccia sto mune ancora può cancellare, con successi gusto cavalieri, ma sulla ma non puoi volare. Sogni belli su speranze veri, caccia su mondo ancora può cantare, con successi giusto cavalieri. Successi, gusto cavalieri.
sempre un po' commovente per me di andare bello, 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 bellissimo maggio, bellissimo maggio, bello, bellissimo maggio veramente, molto, secondo me anche azzeccato nell'armonia, in questa melodia dolce, che si sembra quasi proprio di volare, appunto, veramente, avete, secondo me, azzeccato bene il contenuto della, soprattutto il significato di questa canzone. E, durante questi 35 anni, però, i Lautari hanno partecipato anche a delle manifestazioni, diciamo, di un certo rilievo. Ecco, mi soffermo solamente a due per non citarne, per non citarne le altre. E, mi volevo soffermare alla vostra partecipazione in TV al Festival della Canzone Siciliana e poi alla vostra partecipazione ormai, diciamo, di qualche annetto fa al WUMAD, al Teatro Greco di Taormina, organizzato dal grande Peter Gabriel. Ecco, come sono state queste due esperienze per i Lautari? La so, questa... Allora, io abbiamo suonato ovviamente in 35 anni in tutte le parti del mondo, soprattutto in tutte le parti della Sicilia. Io sono quello che si ricorda di più degli altri, dove siamo stati, la piazza, con chi abbiamo parlato, cosa avete mangiato poi dopo. Sì, gelati. Però, allora, per quanto riguarda il Festival della Canzone Siciliana, siamo stati due volte, perché c'è stato un periodo quando... periodo in cui si era instaurato questa cosa di fare il Festival della Canzone Siciliana, quindi sono stati due anni di seguito, poi improvvisamente si doveva fare tipo il Festival di Sanremo per sempre, poi improvvisamente invece poi non si è fatto più. E abbiamo fatto due partecipazioni e sono state ovviamente delle belle esperienze, anche perché c'era quell'atmosfera del festival, quindi oltre a, cioè, sul palco andavamo noi, però dietro il palco c'erano tutti gli altri artisti, andavano prima e dopo di noi, quindi c'erano scambi, scherzi, facezie, scupuloni, c'erano tutte quelle cose che ci sono nei festival. Addirittura. Cose normali. Quindi per noi divertente, è stata una bella esperienza. Abbiamo portato tra l'altro due pezzi che nel loro piccolo, diciamo, nel nostro pianerotto hanno avuto un buon successo. Uno c'era Cucciera, da cui poi è nato un disco che si intitola proprio così, e l'altro era la banda Do Dimonio, che non siamo noi, però era una banda descritta che quando suonava succedevano disastri e cose varie. Anche quello è un pezzo molto, molto divertente. Dunque, poi invece siamo stati a Taormina, sì, abbiamo suonato al WOMAD. Prima, dopo, sì, per adesso la data, aspetta, mi pare che era il 15 giugno del... No, ovviamente non mi ricordo niente, però sì, no, mi ricordo, e fra l'altro quella lì era una serata interessante, perché nel corso della serata, dopo di noi si doveva esibire, cioè il clou della serata era Cesaria Evola, prima di noi c'era un gruppo coreano balinese, però noi non sapevamo esattamente fra Bali e Corea la geografia, a quei tempi però prima, e quindi lo chiamavamo il gruppo coreano, perciò noi eravamo dietro il palco e aspettavamo che finiva il gruppo coreano, perciò abbiamo cominciato, uno di noi si è affacciato, stanno facendo i coreani, se dagli spigli, suonavano degli strumenti molto alti con una cosa di canna e una corda al centro. Gli strumenti un po' complicati, in realtà era un po' un tono da un, quindi da un, diciamo all'inizio dello spettacolo, quando l'hanno cominciato, io mi sono affacciato a lui e mi ha chiesto che stiamo facendo i coreani, e gli ho detto di chiedere Gianni, vedi, controlla che stanno facendo, stanno accuttando, abbiamo passato un'ora, non ci siamo manco resi conto, dice, ma che stanno facendo i coreani? Ho guardato di nuovo, ancora stanno accuttando, cioè questo qui è per noi, ci sono accordato tutto lo spettacolo, poi lo spettacolo è finito, quando siamo usciti noi la gente gli voleva che erano usciti i Rolling Stones che ovviamente sono culture diverse, però ovviamente a Taormina questi che facevano tutto il tempo così, dopo 5 minuti, come dice Alex Drassi, c'è bello un minuto, due minuti, però poi in realtà era bellissimo, solo che Johnny è ignorante e ci diceva sempre stanno accuddando.
Poi abbiamo sentito un applauso pazzesco, perché gli hanno fatto l'applauso pure a loro. Non so se era perché se ne stavano ieri, no, perché questa era bella. Solo che a noi ci hanno preso di sorpresa, perché noi stanno raccontando a me, ragazzi, eravamo là nelle pizzette, stavamo mangiando pizzette, arancine, cose tranquille, detto, presto sul palco, ma come, stavano raccontando. C'era un'organizzazione, immagino. C'erano dei tecnici inglesi che non volevano sentire, se ti mancavano una completa, una cazziate di quella là, mondiali, perché vero? Forse il sound check più veloce del mondo. C'era un tecnico che provava la batteria, che solitamente porta via gran parte, il sound check della batteria, gran parte del tempo. Sì, infatti. Che ci ho messo lì, ormai, buona pazienza, do il primo colpo di cassa, ok, avanti, tu, ok, cioè, abbiamo detto, chissà cosa sentiremo. Invece il momento in cui abbiamo fatto il brano tutti assieme, perfetto, cioè era una comunque, guarda, impeccabile. Una di quelle più impressionanti è stato quello del, abbiamo partecipato anche al primo maggio insieme a Carmen, quello del festival del primo maggio, diciamo che effettivamente ti trovi davanti un mare di teste, un mare di persone, e un po', diciamo, Impressione, però devo dire, siccome poi uno deve anche compensare, noi abbiamo fatto pure spettacoli con zero pubblico, per cui perché uno non è che si deve fare solo delle cose, quelle che fanno. Abbiamo fatto uno spettacolo con zero pubblico, c'era una, giuro diciamo dove, non diciamo dove perché pare male che una cittadina siciliana di cui noi non conosciamo l'esistenza. Ha fatto una sagra della salsiccia e del praticamente mangua salsiccia e cilotti, perché praticamente questi qua abbiamo fatto qualche 18 giri della cosa della salsiccia, avevamo una salsiccia di tutta la casa, formaggio, vabbè, ma almeno un panino ve l'hanno dato. Sì, uno me ne stavo buttando a casa perché 20 kg di salsiccia a testa, diciamo, di cui 10 kg in avanzo e 10 kg a casa. Però non c'era manco un pubblico, c'era un palco stranissimo, perché era una strada di calata così e il palco così, e noi vedevamo le persone che attraversavano e sparivano sotto al palco così. Però devo dire che abbiamo fatto tutto il concerto, ma abbiamo fatto un concerto meraviglioso per i nostri tecnici, che per una volta tanto si sono goduti dello spettacolo senza immagino che di questi aneddoti voi ne possiate dire, insomma, ai ospiti. Diciamo, il tempo in tanti anni, sai, ce ne sono tanti. Poi io racconto questi qua, diciamo, certo, un po' li raccontiamo così, mitizzandoli, facendone una cosa un po' anche così, esagerandoli, però ovviamente ne succedono di cose quando tu sei in giro per tanto tempo e vai un po' dappertutto. Ragazzi, io volevo concludere questa nostra chiacchierata parlando di Melchiades. Un personaggio del capolavoro di Gabriel García Márquez, Cent'anni di solitudine. E questo brano tratta di discriminazioni e di diffidenza. Perché avete voluto trattare questi temi? Scusa, non ho sentito cosa hai detto. Questo brano tratta di... si è staccata un attimo la linea. Ripeti un attimo. Il brano tratta di discriminazioni e diffidenze. Allora, perché adesso sicuramente tratta di discriminazione e diffidenza. Allora, il personaggio è molto marginale nel libro, però il libro, siccome l'hanno letto quasi tutti nel mondo, penso. E magari se lo possono ricordare, questo personaggio spunta all'inizio, a metà e poi alla fine, ed è il personaggio, diciamo, del quello che, come diciamo in Sicilia, un camminante, cioè il nomade, quello che non ha una base, ma gira sempre in tutto il mondo e vive tante storie, tante avventure, però ovviamente dagli stanziali, diciamo, dovunque vada, dagli stanziali è visto come un estraneo, come,
come una, potrebbe essere visto come una minaccia. Questo succede ovviamente nei paesi ricchi rispetto ai paesi poveri. Adesso, per esempio, in Europa tutti abbiamo paura di questo uomo nero che viene, che magari non so che cosa fa, ci deve il lavoro, ci deve la terra, ci deve i figli. Sono probabilmente queste cose sono cose ancestrali. Sono raccontate ovviamente in tantissime storie, libri, film, eccetera, eccetera, ma continuano a succedere. Quindi Melchiades, il personaggio è proprio quello, non è proprio lui, però diciamo che rappresenta il nomade o quello che fugge da una situazione, da una brutta situazione di fame, di guerra, di conflitto, cercando un attimo di tranquillità e di serenità dove c'è che le persone che già ne usufruiscono non si rendono conto di essere così fortunati di abitare in quel posto lì, non si rendono conto di essere così fortunati di essere nati lì e non da un'altra parte. Ma Melchiades è anche quello che girando porta le sue conoscenze e riporta le conoscenze degli altri nei posti dove arriva, per cui noi poi abbiamo in particolare voluto dedicarlo nella maratona che c'è stata per Patrizzacchi, abbiamo voluto dedicarlo proprio a Patrizzacchi, vedendo in qualche modo, facendo una metafora, vedendo in Patrizzacchi, che è un ragazzo che è venuto a studiare in Italia, viene a studiare in Italia per portare poi queste conoscenze nel suo paese, e invece è stato visto come un nemico, mal ripagato, ma come un nemico nel suo paese. E questo è molto strano, non è un camminante ovviamente che abbatizza, che è un ragazzo che viene a studiare come tanti altri, ma io non penso che si possano bloccare le idee o comunque punire delle persone soltanto perché hanno un'idea o hanno soltanto mostrato un loro parere. E questa è una cosa che purtroppo fa parte dei benefici e dei danni che fanno i social, perché poi tutto questo nasce da un parere espresso su Facebook. Va bene, forse è meglio così un anno, così ci finiamo di... ascoltiamolo. Sono un vecchio della terra e di mare, e non è smessa di considerare, ha scappato fra di guerra e terremoto, e li porti le spalanque non la posso, carino la notte è fatto il suo giorno, hai girato il fiume nero con tua andare ritorno, la reina, e la luna di mano spinto tutto l'orto, senza parole, corpo e sordo, e lo martiri, furio dei mari, cercando solo femmini e binari, e lo mercoli, mangio la mia carne, una scia, c'è pensare, senza te. La
domenica m'assetto, arrivo accanto e niente mi può fare più spavento. Sogno solo uno stesso come all'andante, l'amore pulito e l'amore gigante. Bravissimi, bravissimi veramente. Complimenti per questa ora di buona e sana musica con il gruppo storico dei Lautari. Io prima di salutarvi, vi pongo l'ultima domanda, che è un po' quella che ogni volta conclude le mie interviste. No, tranquillo. Per me 10 più. Volevo domandarvi cosa vi augurate per il futuro. Allora, questa la so, cioè non posso dire cosa mi auguro io, penso tutti gli altri. Innanzitutto che finisce presto questa camorria del Covid, che tutti possiamo tornare, non soltanto per il nostro interesse di tornare su, dal vivo a fare concerti, anche perché quella è la cosa che ci piace di più, ma per tutti che possiamo tornare a abbracciarci, a baciarci, a salutarci normalmente, insomma scambiare anche liquidi, droplet, senza problemi. Ci auguriamo questo. Poi per quanto riguarda l'Autari, io penso, appunto, questo è intanto fondamentale, di tornare live, tornare a suonare dal vivo. E poi continuare a fare quello che abbiamo fatto finora. Se vorremmo riuscire a battere il record del gruppo che è durato 100 anni, poi adesso siamo a 30-35, però insomma ci tentiamo di andare avanti. C'è tempo ancora, esatto. Per il momento la cosa che è importante è che invece il fatto che ci sia ancora qualcuno come te, come voi, che fa queste piccole, diciamo, questi piccoli regali alla gente, facendo ascoltare un po' di musica dal vivo. È imbarazzante suonare senza pubblico davanti, attenzione, perché non sentire l'applauso, ci credo, delle persone non è facile. Non abbiamo amato moltissimo noi il fatto di poter fare delle dirette su Facebook, per cui le abbiamo evitate, però diciamo che forse adesso è arrivato il momento di, a parte il fatto che bisogna fare anche un po' di promozione del disco, perché bisogna rispettare anche chi ci ha investito su questo disco, anche quello è uscito fuori tempo, il disco è esattamente fuori tempo nel momento più, tra virgolette, sbagliato, ma per noi più giusto, perché noi riteniamo che questi dischi, la nostra musica, come tutta la musica che è popolare, non abbia la scadenza con le mozzarelle. Questo può stare ancora tanto tempo, e insomma la gente l'ascolterà come tutti gli altri dischi vecchi che la gente ancora ascolta, la gente, anche noi stessi, li ascolta ancora volentieri. Però avere l'opportunità, appunto, grazie a voi, di comunque promuoverlo suonando quel disco è già una cosa importante, per questo vi ringraziamo tantissimo. Grazie. Siamo noi, ed io in particolare, a ringraziare voi, perché siete veramente uno spaccato di quella musica vera ed autentica che ancora
permane dopo 35 anni e speriamo veramente, ve lo dico con tutto il cuore, speriamo di poterci magari rivedere dal vivo e poter ancora godere di queste note, di queste emozioni, soprattutto di questa musica che poi fa dei Lautari un gruppo veramente importante del, del panorama della musica tradizionale siciliana. Per dire storico, stavi per dire storico. E quindi mi hai colto in fragrante. E niente, io veramente vi, vi ringrazio e do ovviamente l'appuntamento a, a chi volesse ascoltarvi ad acquistare Fora Tempo, il nuovo album dei, dei Lautari, e a me non mi resta che salutarvi uno per uno, quindi grazie a Puccio Castrogiovanni, grazie a, a Johnny Allegra, Marco Corbino, Salvatore Assenza e Salvo Farrugio per questa, per questa splendida opportunità che avete dato a tutti noi. Grazie ancora e ad maiora sempre. Grazie, grazie a Lautari. Ciao.